Ok, ciao a tutti ragazzi, oggi siamo qui con una nuovissima unboxing. Scusatemi se non mi sono fatto sentire per tanto tempo, ma ho avuto veramente tanto da fare perché stiamo mettendo insieme dei nuovissimi progetti. Infatti fra poco vedremo come costruire una rastrelliera per i nostri fucili, perché fra poco arriveranno altri due fucili oltre a quelli che dovremo già recensire. Arriveranno due HK416, arriverà un Barrett, ebbene sì, il nostro Marcello ha comprato un Barrett, perfetto, un M99, quindi quello short. E buono, dai, quindi dopo questo unboxing ce ne sarà un'altra che arriva da Toy Soldier, perché ho ordinato un LBT. Non vi dico nient'altro, vi lascerò un po' di suspense. Allora, partiamo subito con la nostra unboxing. Ok, allora, questo unboxing arriva da Safara.com, un sito italiano. Ebbene sì, non è di San Marino, però vabbè, buono. Questo pacco è stato pagato a 204,50 euro, arrivato, vabbè, dal Bartolini. Partiamo subito, parte dalla nostra, vabbè, ricevute, cazzate là. Andiamo su, ve l'appoggio, che sennò è un casino. Ok, allora, come prima cosa troviamo tantissima carta, proprio non vi immaginate. Allora, partiamo subito, minchia, già da qua sto guardando di quelle cose. Allora, abbiamo una bomboletta di gas da quelle piccole, la 400 ml, per la 1911 e per la nuovissima Beretta, l'M9, che fra poco arriverà la recensione anche di quella. Poi, qua abbiamo una simpatica scatola della GEP, ebbene sì, ho comprato un laser, il GP460, lo faccio vedere un attimo, con già il remoto incorporato. Un bestione di laser, cioè guardate, confronto la mia mano, è una bestia, è bello grosso. Poi procediamo. Allora, procedendo, troviamo mascherone per l'elmetto, ebbene sì, questo qua non è mio, l'ha ordinato Marcello. Maschera pagata 17 euro, sempre su Safara, in plastica barra gomma, perché è molto morbida. Lenti antiappannamento, se notate ci ha rito sopra e non si appanna. E troviamo all'interno altre due lenti, gialla e nera. Poi qua troviamo una tasca M249, veramente bella, questo questa è una tasca perché è in cordura 900 denari, quindi potete capire quanto cazzo è bella dura. La tasca migliore che secondo me possa essere stata inventata, perché oltre ad essere una comunissima tasca porta caricatori, quindi da M4, togliendo il suddivisore all'interno, grazie a questo diventa una tasca porta caricatori esausta, quindi complimenti a questa marca produttrice, che se non dove cazzo butta, ebbene sì, ne abbiamo due. Abbiamo comprato due, io e Marcello, una mia, una di Marcello, questa qua non la aprirò perché è sua, marca Pantac Tactical Gears. Cari, complimenti, perché
ottimo materiale, ve lo consiglio. Questa qua è una colorazione in Coyote Brown, perfetto. Continuiamo. Allora, qua troviamo un'altra mia tasca, una medical pouch. Bene, sì, ho comprato una tasca medica, dato che nel mio prossimo setup, quello da Navy Seeds, infatti per quello che vi ho accennato che ho comprato l'LBT, mi serviranno tante tasche e questa qua era indispensabile. Adesso vi scopro come si apre. Tasca medica con dentro un casino di scompartimenti, bellissima, devo dire, con doppio allaccio superiore, carina. Anche questa della Pantac, cordura 900 denari. Continuiamo. Adesso arriva la nostra piccola chicca. Questo è un Mitch 2000, sempre comprato su Safara al prezzo di, non ci crederete mai, e soprattutto cosa c'è dentro non ci crederete mai, al prezzo di 29 euro avrete, porca troia, mettono le chiusure fasulle, avrete, allora, dovrò mettere tutto a posto, Cristo santo. Avrete il vostro Mitch 2000, mi sa che il 2001, no cazzo, questo qua è Mitch 2000, ovviamente sì, l'avete pagato 28 euro, si vede, non è delle marche più prestigiose, però comunque no cazzo, non è della marca più prestigiosa, è della Emerson. Quindi Mitch 2000 nero gratinato in della Emerson, con già all'interno tutto compreso, da 29 euro non ci credete mai, il suo attacco, vedete l'attacco. Dopo dovrò scoprire come cazzo si allaccia di dietro bene. Il suo attacco e il braccetto per questo qua, l'attacco NVG mount. E qua abbiamo il nostro braccetto completamente funzionante in ferro nero. Boom. Basta ragazzi, il pacco è vuoto, abbiamo finito. Scusate ancora se non mi sono fatto sentire in questi giorni, ma ho avuto un bordello da fare, ho dovuto rifare tutta la stanza, un casino, sono sotto esame, domani ho l'esame di francese. E niente ragazzi, continuate a seguirci perché fra poco ci saranno veramente tantissimi setup nuovi. Sono contento di questo pacco, bello. Quindi ragazzi, grazie per aver visto il video. Iscrivetevi se non l'avete già fatto, ma grazie, iscrivetevi e commentate. Ah, giusto, scusate, e mettete un bel mi piace.